Lorenzo Vallerga, il finale riesce a tornare alla vittoria dopo 2 mesi e oltre. È una vittoria che però, per come si erano messe le cose, vale davvero tanto, perché alla fine contava arrivare alla salvezza, nonostante le cose fino a gennaio fossero diverse. Beh, sì, sicuramente da quando abbiamo intrapreso un po' questo cammino un po', diciamo, un po' difficile, abbiamo subito pensato a raggiungere questo obiettivo il prima possibile e ovviamente non ci è riuscito subito questo e col passare delle domeniche è diventato sempre comunque più difficile perché la pressione, la voglia di arrivare a questo obiettivo comunque poi certe volte fa brutti scherzi. E comunque oggi sì, sicuramente è stata una partita importantissima per noi, sia appunto per il raggiungimento della salvezza, e poi comunque è una vittoria che riporta quella spensieratezza che si era persa negli ultimi mesi, e sicuramente farà bene anche per le ultime 2 partite, che anche se ovviamente l'obiettivo è stato raggiunto, saranno comunque da giocare, da interpretare nella migliore dei modi. È un caso che questa astinenza da vittorie e anche un po' da gol sia coincisa anche un po' con la tua assenza. Sei stato lontano dai campi nelle ultime 2 partite, invece sei riuscito a dare spessore all'attacco del finale, a dare una mano a Vittori. Beh, queste sono considerazioni che comunque non mi piace fare da me, perché comunque sono cose che si possono dire, magari possono anche essere, possono, sono cose che possono venire fuori, ma sicuramente questa è stata soltanto una coincidenza. È chiaro che star fuori è stato difficile, perché comunque vedere la squadra soffrire in una parte di stagione molto difficile, impegnativa, con anche gli impegni della Coppa Italia, mi è dispiaciuto tanto non dare una mano alla squadra. Da quando sono rientrato ho fatto un gol a Santa Margherita e oggi ho dato una mano e spero di continuare a farlo anche nelle ultime 2 partite.